Dopo 4 anni torna lunedì 6 giugno il premio Fedeltà allo Sport con la 23esima edizione. Da lontano 1997 la manifestazione ha portato a Lucca una fetta robusta e di rilevante cifra tecnica dello sport italiano e mondiale. Da un'idea del vulcanico Walter Nieri, il premio nacque alla fine del secolo scorso con l'obiettivo di far conoscere da vicino i protagonisti e i campioni che spesso ci hanno fatto palpitare, gioire e anche soffrire. Oltre 500 personaggi pubblici dell'enciclopedia Wikipedia ad aver ricevuto la bellissima Sfinge d'Oro, coniata dall'artista lucchese Gianpaolo Bianchi. Ultima edizione, quella del 2018, di cui vediamo le immagini, poi la stanchezza prese il sopravvento sulla passione e poi 2 anni orribili legati alla pandemia, prima che Nieri e tutti coloro che lo sostengono riaffiorasse fortissima la voglia di ricominciare. Sarà una ripartenza col botto, scintillante. Qualche nome, please? Gianni Bugno, uno dei ciclisti più forti e più amati di sempre, mondo del pedale protagonista anche col Diavolo Chiappucci, il direttore del Giro d'Italia Stefano Allocchio, Paolo Cimini e l'avvocato Fiorenzo Alessi che recentemente ha riaperto il doloroso caso Pantani. Ma pure il calcio avrà il suo spazio, con Riccardo Ferri, ex colonna dell'Inter dello Scudetto dei Record e della Nazionale, e Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, esempio di come si possa gestire una società con serietà e competenza. Ed ancora vogliamo segnalare la grandissima pallavolista Paola Cardullo, considerata da molti la più grande libero di tutti i tempi e che da poco ha chiuso una carriera straordinaria. Per i motori, Sfinge d'Oro a Nicola Larini per le sue imprese automobilistiche, pilota Ferrari con 75 Gran Premi in Formula 1. Non mancheranno poi riconoscimenti allo sport locale, in particolare a basket e volley. Di sicuro tutto è pronto all'Hotel Country Club di Gragnano per una serata da leggenda.